Ben ritrovati amici di YouTube. Allora, oggi vi volevo parlare di questo aspetto della società per quanto riguarda l'interazione della tecnologia e la crescita spirituale. Sì, insomma, quali sono, se per caso la tecnologia alla fine ha più un impatto magari distruttivo verso la crescita oppure se in realtà la favorisce. Beh, dal punto di vista che il fatto che la distrugge, cioè che la rallenta, è per esempio i troppi mass media negativi, con le notizie ripetitive che sono sempre quelle che ti deprimono, oppure trasmissioni, cioè il fatto che vedi la televisione che ti mettono anche trasmissioni in cui per esempio la gente litiga. Ecco, questo tutto inquinamento mediatico, oltre alle onde elettromagnetiche, in generale, in realtà fanno peggio. Soprattutto se poi la guardi di sera oppure ti addormenti davanti alla televisione e tu in pratica abbassi le tue difese. E cosa succede? Che cadi in uno stato ipnotico che avviene spontaneamente anche mentre ascolti qualcuno, in una normale conversazione avviene una leggera ipnosi. Cosa succede? Che quelle cose poi ti entrano dentro. Non solo ti entra dentro la pubblicità, la violenza e magari tante stupidate. Ecco, quella lì fa malissimo. E dopo e tutti quei prodotti anche troppo industrializzati, no? Si è parlato del glutamato, ho sentito parlare del fluoruro di sodio in particolare pericoloso, quello dei dentifrici dei colluttori. Tutto il resto, diciamo che se lo prendi poco, non è un granché, diciamo che non dobbiamo neanche spassarsi la testa, a diventare troppo maniaci sul cibo buono, il biologico, che cose lì, cioè, bene o male, il nostro corpo anche un po' lo sopporta, insomma, ci adattiamo, anzi se siamo troppo puritani, poi diventiamo anche allergici verso tante cose, quindi in questo mondo rischiamo anche di crepare prima appena che sgarriamo, non so, con un merendino, per esempio. Quindi in realtà bisogna scegliere in pratica un equilibrio, ecco. Questo ci aiuta a far vivere più sereni, perché altrimenti è difficile vivere proprio in questo mondo. Cosa fai? Ritorni in qualche foresta pluviale, abiti là, con acqua e frecce, non so. Ecco, come fai? Comunque ti becchi qualche radiazione, insomma. Quindi, così. Quello che vi volevo dire è che alcuni aspetti negativi della tecnologia, i principali sono questi. In generale, anche la maggior parte delle onde elettromagnetiche, per esempio, famosi sono i cellulari, per questo che poi danno ulteriormente anche ridotto, lo stesso vale anche per le trasmissioni quando c'è stato il cambiamento al digitale terrestre. Da una parte ha fatto molto bene quella cosa lì perché ha ridotto una certa quantità di onde elettromagnetiche perché hanno cambiato una modulazione, una cosa. Adesso nello specifico non me ne intendo, però in teoria per quello che so io è molto meglio, ecco, prima c'era un maggiore inquinamento. Da una parte, e dall'altra invece, però, sono aumentate a dismisura le applicazioni sul telefono e alcuni servizi tipo anche le wifi, tutti questi giga, e quella cosa lì invece, secondo me, fa peggio, ecco. E dall'altra, la tecnologia in realtà ti aiuta molto. Innanzitutto, esistono proprio delle cose che per la salute, per esempio, per il trattamento del dolore, eccetera, che usano alcune onde elettromagnetiche perché sembra che a bassi dosaggi e alcune determinate frequenze in realtà fanno bene alla salute, ti aiutano a guarire. Ci sono appunto dei dispositivi medici, stiamo facendo delle ricerche su queste cose qua e leggevo che a quanto sembra funzionano e senza lasciare tanti residui di effetti nocivi, per esempio, che hanno alcuni farmaci sintetici. E quindi questo fa senz'altro bene all'anima. Un'altra cosa che viene usata la tecnologia in generale, la vita moderna, la favorisce da una parte l'evoluzione spirituale, da un'altra parte, perché essendo una vita più comoda, quindi hai, non so, il caldo, ti fai il bagno, ti puoi rilassare, puoi fare gli ordini che ti arrivano
Presto ci sono tutte queste catene di trasporti che ti possono portare un sacco di varietà di cibo, soprattutto frutta e verdura, alcuni preparati che così insomma biologici o comunque. E quindi, però, questo è possibile anche i burger e vegani per dire, sono possibili grazie alla tecnologia, grazie all'industria, cioè c'è poco da fare. Se non fosse per quello, non ce li avessimo. E quindi questo senz'altro favorisce. Un altro aspetto che la tecnologia favorisce a proposito di onde, però non tanto le elettromagnetiche, ma quelle sonore, c'è la tecnologia binaurale, che viene usata per esempio, ho sentito nel Theta Healing, pure famoso è stato Robert Alamoro, quando che ha scoperto, è lui che aveva questa capacità di uscire, diceva, fuori dal corpo facilmente, dopo ha trovato dei metodi per facilitare questa fuoriuscita. Allora, di base ha scoperto poi che ci sono esisteva già l'effetto binaurale che era già stato scoperto, che consiste nell'ascolto di due frequenze leggermente sfasate, dall'orecchio destro all'orecchio sinistro. Il cervello si accorge di questa cosa e col tempo emette in pratica la differenza di frequenza dopo pochi minuti. E così facendo tu alteri il tuo stato di coscienza e quindi è più facile che tu entri in uno stato meditativo. Ecco, questo viene usato con i brevetti che poi ha fatto con la tecnologia AnySinch. AnySinch sta per sincronizzazione degli emisferi. Infatti ha diversi pregi, non solo che ti rilassa, ma a seconda della differenza di frequenza. Ma oltre a far questo, mentre fai questo, i due emisferi, cioè il destro col sinistro, si sincronizzano, cioè lavorano meglio insieme, quindi anche i tuoi pensieri, le tue scelte di vita sono più calibrate, sono equilibrate tra raziocinio e l'aspetto emotivo. E quindi questa cosa qua ti favorisce perché dopo dovrai fare delle scelte, perché ti favorisce in pratica la meditazione, no? E quindi questa cosa qua, io adesso l'ho anche provata da un po' di tempo, ogni tanto mi ascolto queste frequenze, secondo me fanno bene. Adesso non so dirti con che percentuale questo fa bene, questo fa male, insomma. Penso che sia una cosa molto soggettiva, è una cosa blanda, non è che noti chissà che effetti, perché una volta era nata sull'effetto binaurale anche la musica High Dose, che dicevano, gli davano questi nomi strani, eroina e questo e quest'altro, al file musicale per dirti, però non creavano quegli effetti lì, insomma. Il massimo che poteva crearti era magari un leggero addormentamento, perché poi la differenza è tra i 3 e i 30 Hz, quindi dal 3 fino ai 7 Hz vai in sonno profondo in pratica, dai 7 ai 12 Hz sei in onde alfa e quindi hai un leggero rilassamento, sei comunque vigile. Se sei in delta addirittura crolli perché non riesci a stare in piedi, è come nell'ipnosi, no? Che ti danno lo shock e te crolli, la cosiddetta caduta. Ecco, quello perché c'è stato uno sbalzo di coscienza troppo rapido, la frequenza si è abbassata di colpo e quella frequenza molto bassa, 4 Hz, non riesce a stare in piedi. E quindi, ecco, quello è un esempio. Ecco, e davano emette dai, dicevo prima il discorso, dai 12 fino ai 30, in pratica sei in beta. In beta è il normale stato di veglia, insomma, verso i 14, così, insomma. E quindi questa tecnologia qua favorisce appunto la spiritualità. E dopo, oltre alla comodità in generale, secondo me anche tutti quei servizi, no, che hai adesso, le candele, oppure tramite internet che hai, per esempio, puoi seguire conferenze a distanza, tutte queste cose qua, musiche rilassanti, e quindi questo senz'altro la tecnologia in realtà ha favorito di gran lunga, secondo me, la spiritualità. Dall'altra ci sono anche dei contro, perché magari su YouTube si sa, insomma, io stesso che ho iniziato a fare qualche video, magari poi ricevo ogni tanto qualcuno che ti fa qualche insultino, e anche quello da una parte ti degrada, dall'altra magari in realtà può essere, come tutto nella vita, un modo come per prendere quella cosa lì e per valutare la tua equanimità. Allora, quando hai quella cosa lì, in realtà è un modo, una scusa per testarti, no? Il tuo grado di
cosiddetta evoluzione spirituale. Quindi, secondo me, cioè, almeno io la prendo così, ecco, e vedo che sto molto molto meglio. Perché chi ha visione spirituale della vita dai 23 anni su nella mia vita ha visto le cose mi sono solo che migliorate da quel punto di vista, anche la morte la vedo in maniera diversa, tutto quanto, quindi non è più quello stato che era prima, certo magari il dolore ce l'hai sempre, però non è come prima. E quindi la tecnologia secondo me, man mano che andiamo avanti da una parte, è importante però che ci evolviamo molto l'aspetto della coscienza e quelle cose lì, perché è inutile avere tanta tecnologia se non evolviamo la coscienza. Perché altrimenti alla fine faremo la fine che in pratica ci autodistruggiamo, non so, quelle bombe atomiche. Bomba atomica è altamente tecnologica, però di coscienza c'è poco niente. Quindi è così che dobbiamo fare, secondo me. Quindi la tecnologia, che dire, ha due risvolti, ma tutto sommato, a grandi linee, secondo me, è più il bene da una parte che ha fatto. A cominciare proprio lo stesso dalla vita comoda, insomma, da non avere più, non so, tutti quei pidocchi, quei cimici che avevi, non so, negli anni 50, i primi del Novecento, oppure non avevi nemmeno la carta igienica. Insomma, era più difficile mettersi là a meditare, cioè, se avevi da mangiare, avevi da grattarti, insomma. Voi capite che senz'altro la tecnologia, il progresso l'ha migliorato senz'altro dalla meditazione. Ma parliamo poi quella più sofisticata come le Mi Sinch o comunque le frequenze binaurali che io adesso sto provando e comunque ti facilitano la concentrazione, il silenzio interiore e poi quel mondo che ti si apre poi per avere nuove idee e sapere chi sei e fare scelte più coerenti per vivere meglio. E lì devi testarti te dopo con coraggio e affrontare le eventualità che ti vengono. A volte hai delle intuizioni belle, a volte hai dei malumori, delle rabbie, dei fastidi e tu impari a conviverci, impari anche a distaccarti magari da questi stati perché poi scopri che sei qualcos'altro. E questo magari farò altri video, insomma. A proposito della meditazione Vipassana, questo sì. E niente, che volevo dire ragazzi, la tecnologia è stato un gran bene, secondo me. Bisogna saperlo usare, purtroppo può avere due risvolti, sia in bene che in male. Bisogna prendere con una certa filosofia e se si sa usarla bene, senz'altro si può in realtà migliorare nella nostra evoluzione spirituale. E dall'altra invece sappiamo che come l'auto, non so, inquina, magari adesso con le auto elettriche ci andrà forse meglio, ma non ci sarà magari abbastanza litio per tutti, non so. O comunque se si prendono fuoco non si riesce più a spegnerle. E quindi non so anche lì come andremo a finire. Vabbè, che voglio dirvi, ragazzi? Questo è il mio pensiero. Magari iscrivetevi al canale o sui commenti cosa ne pensate. E dopo farò un discorso magari anche sul 432. Anche quella cosa lì, la musica per esempio dovrebbe essere convertita in 432, alcune dicono che siano solo delle manie, ma secondo uno che addirittura ha fatto la tesi di laurea sul 432, ha fatto di studio, hanno visto che facevano dei esperimenti e vedeva che la gente stava molto meglio con la musica accordata in 432, persino con certi metal. Che non sono come i mantra, sono già rilassanti di per sé, ma proprio anche con il metal la gente stava meglio, si commuoveva, quindi sì, è più armonica per il nostro sistema. E guarda caso è stata cambiata, quindi chissà se chi che pensa ai complotti non ci sia qualcosa di vero. Quindi vabbè, con questo vi saluto e buona tecnologia e sfruttatela bene, mi raccomando. Al prossimo video.